Ciao amici di Pronti a Tutto, oggi vediamo una seconda versione di come realizzare una lampada d'olio, sempre con materiali di recupero e quindi a costo zero. Nel metodo precedente abbiamo utilizzato rifiuti, quindi materiali di recupero, tipicamente nelle nostre case durante il periodo natalizio, mentre stavolta utilizzeremo dei rifiuti che sono facilmente recuperabili praticamente dovunque in qualsiasi periodo dell'anno, ovvero semplicemente il fusto di una lattina da bibite usata e poche altre cose. Avevamo anche detto che avremmo cercato una soluzione per il problema della fragilità dello stoppino in cotone. Abbiamo quindi cercato un altro materiale e il materiale in questione, eccolo qua, è la lana di vetro. La lana di vetro è un materiale utilizzato per creare intercapedine che non trasferiscano calore, quindi un isolante termico, soprattutto nelle costruzioni. Costa pochissimo, si trova in qualsiasi negozio di materiale edile, più o meno una lastra di 1 m x 2 circa costa 3-4 euro, non di più, a noi ne serve molto 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 meno, e le sue proprietà invece di isolante termico ci verranno utili per un altro progetto che vedremo tra poco. Attenzione a una cosa sulla lana di vetro, però, non è il materiale più sano del mondo con cui lavorare perché le sue fibre, sono molto sottili e si staccano, possono essere inalate e all'interno del corpo fanno malissimo. Quindi mi raccomando, quando si lavora con la lana di vetro, possibilmente utilizziamo la mascherina, altrimenti in un posto molto ben ventilato, cercando di stare sotto vento.
Ok, terminato questo secondo esperimento, credo che per l'argomento lampade ad olio possiamo fermarci qui. Più o meno i concetti oramai sono chiari. Sappiamo che possiamo recuperare l'olio della cucina, olio vegetale di qualsiasi tipo, anche quello delle fritture, anche quello già utilizzato per cucinare va benissimo. Possiamo prenderlo, filtrarlo con un panno e metterlo da parte. Per quello che riguarda il concetto invece della lampada ad olio, anche lì è piuttosto semplice. Si tratta di avere un corpo spugnoso, che ovvero lo stoppino, cotone o lana di vetro, in grado di assorbire l'olio che viene scaldato dalla fiamma stessa e quindi viene fatto salire, quindi viene bruciato dalla fiamma, e il contenitore per entrambi questi oggetti, che quindi, come abbiamo visto, può essere un vaso, una lattina, qualsiasi cosa che sia semplicemente in grado di contenere l'olio, meglio di metallo perché è meno soggetto a sollecitazioni termiche rispetto al vetro, ad esempio. Quindi con questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!